Schiaffo sì, schiaffo no, e questo è il nuovo leitmotiv degli editorialisti calabresi in relazione alla presunta mancata nomina del presidente Oliverio a commissario per il rientro del debito della sanità in Calabria, a differenza invece della nomina da parte del presidente della regione Campania, che ha incassato al Consiglio dei Ministri appunto questa nomina sulla sanità. In molti questa mancata nomina hanno attribuito, diciamo, diverse ipotesi di retroscena: un ulteriore schiaffo del governo nei confronti di Mario Oliverio, uno schiaffo da parte di Gentiloni, uno schiaffo da parte di Renzi, addirittura chi ipotizza un veto da parte dell'ala gentiliniana del governo. Insomma, questo è quelli che più descrivono questa vicenda a svantaggio del presidente Oliverio. Altri invece, a cominciare dal capogruppo al Consiglio regionale del PD, Sebbi Romeo, sostengono invece che non c'è nulla di nuovo sotto il sole. C'è una differenza invece nei tempi per quanto riguarda la Campania, vicenda che vedeva la revoca del commissario a marzo, e che quindi nel Consiglio dei Ministri si è provveduto, dopo i tempi tecnici, a nominare De Luca a capo della sanità. Secondo Romeo, dunque, la nomina di De Luca spiana automaticamente la strada a Oliverio, che da qui a breve sarà anche lui investito di questa responsabilità e di questa funzione. Vedremo, staremo a vedere. Certo è che, insomma, questa telenovela sta continuando da molto tempo, logorando, diciamo, gli operatori di questo settore, paralizzato per certi aspetti, in attesa, insomma, che qualcuno prenda in mano la situazione e cominci a risolvere i problemi, piuttosto che discutere ogni mattina le scelte di Renzi o di Mario Oliverio. Speriamo che nei prossimi giorni questa telenovela possa avere il suo sottopancia con scritta la parola fine.